due importanti realtà industriali della provincia di Pescara vivono ore decisive per il futuro, soprattutto dei lavoratori, 90 quelli coinvolti dalla vertenza Riello e più di 300 i lavoratori che tremano nella vertenza del Polo della Moda. Proprio davanti ai cancelli dell'Ariello c'è in diretta la nostra Antonella Migoliti con un ospite. Facciamo il punto su entrambi questi incontri che ci sono stati ieri a Roma e che ci sono stati questa mattina anche al Mise per quanto riguarda la Brioni con la tua ospite. Buon pomeriggio, Antonella. Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio ai telespettatori del TG8. Hai detto bene, due incontri che però hanno avuto esiti diversi al Mise, al Ministero per lo Sviluppo Economico. Qui con il collega Andrea Berardinelli siamo proprio fuori dai cancelli della Riello di Cepagatti. Vicino a me ho Alessandra Tersigni, segretaria provinciale della FIOM CGIL di Pescara, che naturalmente ringrazio. Ci sono delle novità per quel che riguarda la Riello, perché potrebbe esserci uno spiraglio concreto per la cessione dello stabilimento di Cepagatti dopo la decisione del gruppo di dismettere e trasferire la produzione negli stabilimenti del Nord Italia in Polonia. E quanto emerso dalla prima riunione del tavolo nazionale della vertenza che si è tenuto ieri mattina, come dicevi, al Ministero dello Sviluppo Economico su richiesta dell'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale. Allora io chiedo subito ad Alessandra Tersigni quali sono questi spiragli che potrebbero aprirsi per i 90 lavoratori dell'Ariello, di questo storico stabilimento del Pescarese. Beh sì, come dice lei, dal tavolo di ieri sono emersi due elementi fondamentali. Per la prima volta si parla di ammortizzatori sociali che erano stati esclusi dalla trattativa nella fase sindacale, quindi la possibilità appunto di sospendere la procedura di licenziamento collettivo. E poi si inizia a parlare di reindustrializzazione, anche questa vista come un ostacolo dall'Ariello in passato, un ostacolo di illusione verso appunto una fine inesorabile. Invece adesso verrà nominato un advisor, cioè un consulente che si occuperà appunto della vendita, non sappiamo ancora a quali condizioni e per quanto tempo, ma comunque c'è un cambiamento di atteggiamento da parte dell'azienda. CGIL, CISL, UIL, compatti, compatti lavoratori, noi abbiamo seguito la vicenda. L'assessore Quaresimale dice che i prossimi appuntamenti saranno decisivi. Saranno decisivi perché nel tavolo regionale che avremo il 26 di ottobre inizieremo anche la trattativa su tutte le condizioni che dobbiamo ancora stabilire. La trattativa vera partirà in quel tavolo sui trasferimenti dei lavoratori di sviluppo e ricerca ai quali è stato appunto proposto di essere trasferiti a Lecco, sugli eventuali incentivi all'esodo, su come organizzare l'ammortizzatore sociale, quindi tante cose le decideremo in quel tavolo del 26 ottobre. Un'altra data importante è fissata per il 3 novembre. Sì, ci sarà una nuova ristretta al Mise, quindi sì, gli attori si riuniranno di nuovo per vedere come insomma, concludere questa prima fase e appunto avviarsi verso la trattativa di una futura reindustrializzazione che tutti ci auspichiamo. Per concludere, non posso che chiederle, i lavoratori sono fiduciosi a questo punto? I lavoratori sono ancora un po' smarriti, ma sono fiduciosi perché sanno che questi 30 giorni vicini non porteranno ad un licenziamento, ma porteranno altre soluzioni. E i colleghi di Alessandra Tersigni, i sindacati CGIL e CISL e UIL, si stanno occupando, come dicevi tu Carmine, anche di un'altra importante vertenza che riguarda uno storico stabilimento della provincia di Pescara. Parliamo della Brioni di Penne. Infatti questa mattina c'è stato un vertice al Ministero dello Sviluppo Economico a cui hanno preso parte i rappresentanti del governo, Regione Abruzzo, i segretari nazionali e territoriali di CGIL, CISL e UIL. Un incontro, ci ha detto Leonardo D'Addazio della CISL, in cui però restano distanti le posizioni tra sindacati e azienda, perché i vertici della Brioni hanno confermato l'esubero dei 321 lavoratori negli stabilimenti della provincia, quindi non solo di Penne ma anche di Montebello di Bertone e di Civitella Casanova. Oggi sono circa 200 i lavoratori Roman Style che hanno firmato l'uscita dall'azienda sartoriale pennese da quando è iniziata la vertenza. Tutti i lavoratori che hanno firmato comunque resteranno fino a ottobre 2022, quando scadrà la cassa integrazione straordinaria per Covid-19. Confermata la chiusura inoltre del reparto camicerie e maglierie, proprio per questo c'è il timore di chiusure di altri comparti. Domani nuovo incontro, stavolta al Ministero del Lavoro. I sindacati chiederanno alle istituzioni anche garanzie per gli ammortizzatori sociali soddisfacenti per i lavoratori a rischio e anche la proroga di questi. Per ulteriori aggiornamenti, Carmine,
Carmine, ringraziando Alessandra Tersigni, segretaria provinciale della FIOM CGIL Pescara. C'è lo speciale di questa sera alle 20.05 in cui faremo un po' il punto della situazione delle due vertenze, l'Ariello e la Brioni, queste due aziende storiche del nostro territorio. Se non hai domande da studio, io ti restituirei la linea.